abbiamo proposto questa sera, questo incontro, veglia, preghiera, riflessione di testimonianze, come abbiamo appena sentito, ecco, per fare la nostra parte in questo momento così brutto nel cuore dell'Europa, con questo scontro, questa aggressione fatta da chi comanda in Russia contro il popolo ucraino. E aggiungo alla testimonianza della nostra amica che abbiamo ascoltato e anche di Silvia, un altro pensiero anche mio. Ecco, ci siamo riuniti prima di tutto per dire con chiarezza che la guerra è sempre e solo male. Qualcuno mi dirà, ma è una cosa scontata. Sì e no. Anche in questi giorni sento commenti diversi, anche per televisione si dice chi ha ragione, chi ha torto. Naturalmente la grande maggioranza dà torto a Putin, però c'è Putin, qualche altro dice però anche le sue ragioni, i problemi sono complessi, tutto vero. I problemi sono difficili da risolvere, però non si risolvono mai con la guerra. Non si risolvono mai con la guerra. La guerra è male e lascia male. Ogni volta che uno sparge sangue di un altro uomo o di un'altra donna, Dio ripete quello che abbiamo sentito che ha detto a Caino, che ha fatto. Il sangue, la voce del sangue del tuo fratello grida a me dal suolo. La terra sporca il sangue di un uomo o di una donna, quel sangue grida a Dio. La terra ucraina sta gridando a Dio per il sangue che viene sparso. E come ci è stato ricordato, la guerra ucraina la stiamo patendo tutti e purtroppo tante decine di altre guerre. La televisione, i giornali non ne parlano, ma è ancora sangue che va sulla terra e grida a Dio, è una cosa terribile. Ecco, ma questa sera noi vogliamo intanto che sia chiaro questo. Non c'è giustificazione alla guerra. Non si risolvono i problemi in questo modo. Le armi non dovrebbero esistere. E detto questo, vorrei aggiungere un invito a me e a tutti voi. E l'invito è questo: facciamo la nostra parte contro il male della guerra. E qui vorrei dire: chi è che fa nascere le guerre a questo mondo? Per quanto riguarda l'Ucraina, mi rispondete Putin. È vero. Ma c'è un altro personaggio più pericoloso di Putin.
che ha cominciato subito all'inizio. Subito con i primi uomini, e quel personaggio si chiama l'avversario di Dio e degli uomini, e si chiama il demonio. E chi non vede il demonio che agisce a questo mondo è cieco. Il demonio, lo spirito del male, gira per le strade del mondo e cerca alleati, e li trova. Trova uomini e donne alleati, che poi adoperano la loro testa, le loro braccia, la loro voce, le loro mani, alleati a Satana, e fanno la guerra, perché nella Bibbia è detto che il demonio ha una caratteristica: è omicida, ama la morte, vuole distruzione, vuole uccidere i viventi, contro Dio e contro gli uomini. Allora noi vogliamo opporci a questo male, opporci contro questo spirito del male e pregare che non vada a riempire il cuore di troppi uomini e di troppe donne che poi ragionano come ragiona lo spirito del male, e cioè da omicidio. Da omicidio. E come possiamo opporci? Un modo l'abbiamo sentito dire anche dalle iniziative che vengono fatte: con la solidarietà. La guerra divide, la guerra fa scappare, ed è la vittoria del male. Queste povere donne con bambini che riempiono una borsa in fretta e scappano, bambini. Oggi stamattina ho parlato con una che lavora a livello internazionale qui in Friulana, mi parlava di due orfanotrofi in Leopoli tenuti dai padri di Don Morione, e stava organizzando i pullman per portare via tutti i bambini che ci sono in orfanotrofi, che non hanno già i genitori, e devono portarli via in fretta nel momento li portano a Milano. Allora, contro chi vuol rompere le famiglie, perché il demonio è omicida e il demonio è anche divisore, rompe. Allora noi rispondiamo con la solidarietà, stringiamo, non rompiamo, stringiamo, accogliamo, ma stringiamo anche tra di noi. Dove c'è solidarietà non passa lo spirito del male. E questo possiamo farlo tutti. E poi un altro modo per opporsi allo spirito del male è la preghiera, ed è quello che facciamo questa sera. Preghiera, senza stancarci. Preghiamo per intercessione di Maria, preghiamo Gesù Crocifisso, lì è venuto lo scontro tra lo spirito del male e il Figlio di Dio. E noi preghiamo, continuiamo a pregare senza stancarci. Ci alleiamo con la preghiera al bene, a Gesù, perché si fermi lo spirito del male e si fermino coloro che gli obbediscono e ne vengono avanti carri armati, bombe e razze. La preghiera. Questa sera preghiamo. E poi ricordatevi ogni giorno, una preghiera per la pace. E poi c'è un terzo modo. Come ho detto, la solidarietà, stringiamoci e accogliamo chi ha bisogno contro chi vuol dividere, la preghiera, e un terzo modo, forse un po' più impegnativo,
ma volevo dirlo. Il Vangelo, nel Vangelo Gesù ci ha detto, se abbiamo ascoltato il Vangelo letto adesso dal diacono, ci ha detto: ogni albero buono dà frutti buoni, ogni albero cattivo dà frutti cattivi. E poi aggiunge Gesù: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro tira fuori il male. Allora, vi dico una verità. Il primo scontro tra lo spirito del male e il bene, sapete dove avviene? Dove ci sono detto? Nel nostro cuore. La guerra in Ucraina non è cominciata ai confini dell'Ucraina, quando sono passati i carri armati. La guerra in Ucraina è cominciata nel cuore di Putin e dei suoi consiglieri, quando hanno deciso di fare la guerra. Lì è cominciata la guerra, perché ha vinto lo spirito del male. Il primo terreno dello scontro tra lo spirito del male e il bene è il terreno del nostro cuore. Lì c'è lo scontro. E da lì parte. E poi da lì, se il cuore, se vince il bene, vengono fuori frutti buoni. Se vince lo spirito del male, vengono fuori frutti cattivi. Allora, cari ragazzi e cari adulti, un modo per vincere il male a questo mondo è vincerlo nel terreno del nostro cuore. Se tutti noi mettiamo insieme cuori nei quali ha vinto il bene di Gesù, il male non passa, non passa. Però dobbiamo dirci che qualche volta anche nel nostro cuore vince lo spirito del male. Ecco, portiamo avanti questa lotta. Riconosciamo quando cediamo lo spirito del male, magari con chi abbiamo lì vicino. E torniamo a vincere questa lotta. Se nel Friuli c'è una terra fatta da cuori nei quali vince il bene di Gesù, non passa il male. E lo esportiamo questa terra. Ecco, allora prendiamo sul serio questo momento e tutti insieme lottiamo contro il male della guerra, che è ispirato dallo spirito del male ed è realizzato da chi si è alleato. E facciamo la nostra parte, stringendoci in solidarietà, pregando ogni giorno, ma specialmente ognuno di noi dicendo: nella terra del mio cuore vinca lo spirito di Gesù.